Cosa devo dire? Chimica, cosa devo dire? Fare una pernacchia. No, non dovevo fare una pernacchia. No, no, chimica, non dovevo fare una pernacchia. Devi dire vaffanculo. No. Devi dire buongiorno. Chimica! Chimica! Buongiorno. Ok, Ecco tutto bene. pronto per la preparazione della mia dovinità. Chimica, io ti volevo inquadrare, sai? Dovresti venire, perché se no io non ti posso inquadrare. Bene, questo è il mio padre, ovvero la scimmia. Per tutta la durata di questo video verrà chiamato la scimmia, un attimo, che è così scemo che di solito non fa manco partire. Ok, è partito. Bene, scimmia, e sai cosa dobbiamo fare in questo video? No. Allora vai a qualcuno. Ciao. Ok, in questo video monteremo il mio albero di Natale. L'albero di Natale della Nintendo, signora, del mare. Ah! Ok, basta. Sì, va a finire su internet che ti mando fanculo, scimmia. Però tu dovresti restare con me. Ma devo uscire, Deo. Non me ne frega niente. Ma quanto durerà questo? Durerà 40 minuti. Non posso È una uscire. battuta. Nel senso che la durata massima che posso farlo è 40 minuti circa. Ok, scimmia, aiutami. Dovrò pure prendere l'albero. Te l'ho messo io prima. Ok, bene. Parte 1, aprire l'albero. Cioè, parte 1, ricordarsi come cavolo si apre l'albero. Qua come si apre l'albero? Non so chiamiamolo, no, Ah, no, no, è no, vero. no, aspetta, no, no. Si servono le forbici, scimmia, vai a prendere le No, forbici. aspetta, che forse è inutile. Servono delle forbici, scimmia. Vai. Ho Forbici? capito, vado io. Ah, no, ok. Scusate. Perché mi piace la sensazione di ansia che dà mio padre. Ecco perché non lo faccio con te. Ok, forbici. E si può aprire. Fina, vieni nell'inquadratura. Vieni nell'inquadratura. Che finisce su internet. No, non su internet, su YouTube, scimmia. È il terzo sito più cliccato al mondo. Peccato che noi siamo il terzo sito meno cliccato al mondo. Penso. Grazie, scimmia. Bene, aprire l'albero di Natale. E poi metterlo nell'apposito vaso. Fase 1. Ecco, questo è l'apposito vaso. Bellissimo vaso di terracotta. Sì, sicuramente è di terracotta e non di legno. Sì. Cioè, su insomma, capite? Scimmia, aiutami ad aprire i rami dell'albero. Innanzitutto a capire qual è l'inizio e qual è la fine dell'albero, magari. Ok, trovato l'inizio. Ecco, no, questo è il puntale dell'albero, cavolo. Bene, ok, direi che questo è l'inizio. Stai a vedere che non lo è? Ah, cavolo. Come faccio a capire qual è l'inizio? Vedi come finisce, fammi vedere. Soprattutto dove finisce, sì. Vabbè, finisce. Sì, direi che è l'inizio. Ok, bene. Aprire innanzitutto un po' i rami, qua tu inizia a farlo. Cioè, scimmia, inizia a farlo con l'altro. Ciao, per completo. Prendi quello che è rimasto nella scatola. Ok? No, non ti dicevo di inserirlo. Ti dicevo di aprire i rami. Così, in questo modo, vedete come si aprono i rami, non me ne frega niente se non vedete, se non vedete vi arrangiate e vi prendete una lente di ingrandimento oppure mettete lo schermo intero. Bene. Non ce la faccio, di. Oh. Ok, che sei una scimmia, però pensavo fossi abbastanza intelligente. Ok, scimmia, te ne puoi andare. Scimmia, mi ascolti? Cosa cavolo è successo qua?
Scimmia, te ne puoi andare? Via scimmia! Via! Ciao! E poi non ti do più le banane! Via scimmia! Via! Sì, sì, vabbè, vattene! E chiamami l'assistente! Assistente! Sì? La scimmia è troppo scema manco per aprire! Arrivo! I rami dell'albero! Vieni tu, va? Che è meglio! Se proprio vuoi fare lo scemo, dovresti farti vedere. Certo. Lì non ti si vede. Ecco, all'incirca la prima parte dell'apertura dei rami dell'albero dovrebbe venire così. E l'assistente magari dovrebbe venire con i propri piedi. Sì, mi arriva l'assistente. Sì, sì, bla, allora, bla, va, passa qua. Ok, tieni. La scimmia è un po' incapace, diciamo. Proprio leggermente. Allora, tu ora mi dai quei giornali, quei pezzi di giornali che erano intorno. Qualcuno li ha visti, ce n'erano di più. Questi. Bene, aprire anche la seconda parte dei rami dell'albero. Questi? No. Ah no, sono solo questi. Grazie. Perfetto. Bene, come vedete io sto okay. Aprendo altro. La seconda parte dell'albero. E poi passare all'assistente che la sistemerà nel vaso. L'assistente è la migliore. Ma muori. La scimmia. La scimmia direi che può andare. La scimmia se vuole può andare. La totale inutilità. Notare la totale inutilità della scimmia. Sta fermo, non so se si vede. No, non si vede. Passa il troppo. Vai veramente, grazie. Dai, vieni a fare l'ultimo saluto. Prima di morire. Per mano mia. Ecco, ultima presentazione, ora puoi anche andare. C'è, mi dai ancora un foglio di giornale? Ok, aperto, molto strano e molto incurvato, guardate bene come sono incurvati questi rami. Vedete? Bene, bravi, avete guardato e ora è fatto. Bene, inserire. Assistente, non mi devi dire cosa devo fare, sono io a dover dire a te cosa devi fare tu. Ok, dai, vediamoci, che restano solo più 39 minuti, dai, forse tanto, non è poco, 39 minuti, beh, è meno del tempo che avrò domani alle 4 e mezza, e questo lo rende poco, anche perché alle 4 e mezza è un esame, mentre questo non è un esame, quindi non c'entra niente. È alle 4 e mezza, non è domani? Sì. Molto male, molto molto male. Ok. Piano, non fare tanto veloce. Come non fare tanto veloce? No, dico la scimmia. Ah. Figa, perché sei di nuovo qui a fare nulla? Almeno fai qualcosa, non so. Muori? Oppure... Io direi di fare quest'albero con spirito. E tu te ne dovresti anche stare un po'. Okay. Zitta! Sì, ok, però se proprio vuoi guardare, almeno mettiti lì che almeno sei inquadrato. Fammi vedere. No, non sei inquadrato. Ecco, lì ti devi mettere, se proprio vuoi vedere. Magari fare anche qualche commento alla scimmia. Commento da scimmia? Commento da scimmia? Voglio sentire il tuo nuovo commento da scimmia. Scimmia? Scimmia? Scimmia, se non fai un commento io non tiro più banane. Io però mi vergogno, scusate, se c'è la scimmia video vai su YouTube e tutti pensano che la scimmia è mio marito. Ma è tuo marito. E questo è bello. Secondo te perché sto facendo questo video? Se non per farti venire una vergogna cane di essere sposata con una scimmia. Esatto. Mettilo che lo apriamo dopo. No. Non mi puoi dire cosa... Finisco dei minuti. Beh, non cambia niente se lo apro dopo o se lo apro ora. Qui è più facile perché lo puoi fare con domani. Però così lo posso anche girare. Lì no. Vuoi mettere? Ok. Mi sembra ben piantato, guarda. È vero? Bene. E poi lo spostiamo in là. Finito. E se prendo il posto per il verzepino.
Bene. Ora. Appena finito. Molto male. Dovevi finire prima. Molto prima. Ecco, su, insomma, basta. Anche se subito lo vedi un po' storto, poi lo raddrizziamo quando è finita. No. Ok. Io lo voglio più storto. Più hasta e più... No, un grafe. Capito? Sì. Bene. Eccolo quello che cercavi. Sì. Te lo tiro da lì. Grazie. Bene, scimmia, però ora sei davanti esattamente alla telecamera, sai? No, mi serve. Ok, bene, e ora? Ehi! Che puzza! Ehi! Scimmia? Sei tu che puzzi. Non me ne frega niente che ho una scarpa slacciata. Ok, pronto. Lasciamo il... Ok, bene, ora sei visto. Bene, ora... Scimmia, lo sai che non sei inquadrato? Ma non me ne frega niente. In fondo, se non sei inquadrato è meglio. E ora, prima decorazione. Un pacchetto regalo. Sì, un pacchetto regalo. Un pacchetto regalo e io non riesco a tenerlo dritto. Che bello! Bene, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Ok, lo mettiamo proprio dove dicevi. Dicevi qua, vero? Ok, bene, ci poi quest'altro pacchetto regalo, pacchetto regalo, pacchetto regalo, pacchetto regalo. Questo riesco a tenerlo dritto. Ok. Prossimo pacchetto regalo, pacchetto regalo, pacchetto regalo, pacchetto regalo, pacchetto regalo. Questo non c'è. Per tenerlo, ah, non ce l'ha. Pacchetto regalo, pacchetto regalo. Ok. Scimmia, mi devi dire dove metterlo. Almeno per tutti. Pacchetti regalo, pacchetti regalo, pacchetti regalo, pacchetti regalo, pacchetti regalo. Ma che ti regalo a fare? Certo, scimmia, certo, lo mettiamo sicuramente al posto del puntale, però no. Pacchetto regalo, pacchetto regalo, pacchetto regalo, pacchetto regalo. Ok, due cazzo, siamo snaffe. Ok, scimmia, perché non mi hai detto dove mettere? Molto male. Lo devo mettere sulla mia scarpa? Ah, sì, ok. Pacchetti regali, pacchetti regali, pacchetto regalo, pacchetto regalo. Certo, scimmia, però se proprio vuoi spiegarmi qualcosa, fai modo di essere integrato.